tramite mio padre mi ha passato la passione per il calcio, perché lui è tuttora preparatore dei portieri, è un ex giocatore e fin da piccolina mi ha sempre portato in campo e io ero sempre lì che seguivo quel pallone. Poi, visto che lui allenava, io mi facevo tutte le prepartite con lui e lo aiutavo nel riscaldamento, quindi io sono nata in campo da calcio. Le giovanili azzurre hanno molta importanza per me, perché io sono stata fortunata perché sono riuscita a farle tutte e dalla prima all'ultima tutti i raduni mi hanno dato una cosa in più e ad oggi essere arrivata qua è una cosa fantastica. L'emozione della prima convocazione è tosta, perché mi ricordo il giorno che la nazionale era già in ritiro e mi ricordo che io ero in campo, mi stavo allenando con l'Inter ed è arrivata la nostra dirigente, ci ha raggruppato e mi ha detto: Robby, devi partire per Palermo. Ma io non avevo capito, visto che sono siciliana, ho detto: no, guarda, io abito a Siracusa. E lei mi fa: no, Palermo, con la nazionale. E io lì per lì sono rimasta. E visto che sono siciliana, averla fatta a Palermo, poi comunque averla fatta al Renzo Barbera, è stata ancora più bello, perché quello è stato lo stadio di mio padre, dove ha giocato, ha fatto la sua carriera. La maglia azzurra è una cosa indescrivibile, è un sogno, credo, di tutte, indossarla è davvero bello, è molto molto emozionante. Obiettivi futuri ne ho tanti, intanto voglio far bene in questo ritiro e poi iniziare la prossima stagione e cercare di farmi valere e raggiungere il pre-ritiro per gli europei.